Pronto? Ciao, ciao, grazie. Sono in centro a Torino e sono un po' incasinato in realtà perché mi devono fare un'intervista e devo parlare con dei pezzi grossi qua di un'azienda. E mi spiace, prossima volta ci vediamo. Tu rispondi a Carlo Alberto. Ehi Fabio, sei appena partito, raccontaci le prime impressioni e come va il tuo mezzo. Prime impressioni di questo lungo viaggio sono che boh, i primi chilometri ti senti scemo, proprio dici cosa sto facendo, chi me lo fa fare. Dopo, quando vedi il cartello che sei a 50 km di casa, da casa, nonché al confine col Piemonte, inizi a dire minchia, sto facendo un giro d'Italia in ciao. E l'idea è quella di percorrere 8.000 km con sto coso, che oggi ne ho fatti 120-130, si è già svitata la forcella. E poi perde benzina, non so la cos'è. Ho già bruciato una lampadina dietro, perso una ciabatta e boh, però si sta ambientando anche questo ciao a viaggiare. Vediamo se ce la farà. Ok, dici per la strada, ti riconoscono già, come reagisce la gente quando ti vede arrivare, Tanta come... gente mi suona perché quando evito i tombini do fastidio un po' al traffico, ma ammetto che tanti mi riconoscono come quello che gira il mondo con un ciao, con un motorino così. E boh, c'è molto contatto con la gente, a colpi di clacson, di saluti, e un po' di litigi anche con i ciclisti perché mi sorpassano, poi li risorpasso, è un'avventura. Come sei organizzato per mangiare, per dormire durante il viaggio? Per mangiare ammetto che non so fare una bistecca impanata e neanche una pasta a casa, e boh, sarà un po' anche lì una mezza avventura perché dovrò fare tanta amicizia col fornello da campeggio, con un piccolo pentolino che ho trovato in soffitta, non so se mio nonno ci ha fatto la guerra o chissà cosa. E per dormire avrò una tendina che mi ha dato il Taurinorum Team della Ferrino, è in pratica una bara con quattro picchetti che tiri su e ti infili dentro. Non riesci neanche a metterci lo zaino dentro per dormire. E boh, in pratica è la mia tana smontabile. Ok, quindi cosa ti porti a parte la tenda? Qua dentro, tipo qua sotto le mutande e le calze, dovrebbe esserci sacco a pelo, se c'è ancora, se non l'ho perso come la ciabatta stamattina. E sacco a pelo, materassino di mia cugina fregato, quello per far pilates in palestra, quelle robe lì, che tra l'altro è corto, quindi mi avanza 20 cm, non so dove mettere la testa. Poi ho qualcosa per la pioggia, tipo pantaloni di pioggia, maglia a prova di tempeste. E boh, questa è la mia casetta mobile. Davanti ho tutti gli attrezzi che mi servono sempre. In pratica, quando faccio benzina devo riavvitare tutti i bulloni perché sto coso vibra talmente tanto da richiedere manutenzione ogni 30-40 km. E le modifiche principali che hai fatto sul ciao Sì, le quali sono? modifiche sembra. Questo qua non è un pacco bomba, in realtà è un circuito per stabilizzare la corrente per avere sempre 12 volt. Perché il ciao nasce con 6 volt, quindi così ho dovuto mettermi là a fare un po' MacGyver e tirare su un po' di cavi per arrivare fin quassù, dove c'è il mio punto di corrente, dove posso attaccarmi per caricare il telefono, macchina fotografica e un po' di tutto. Poi, beh, motore, livello di motore è più o meno originale, nel senso che in salita non devo più pedalare, infatti i pedali li uso solo per fare un po' di stretching. E boh, poi beh, quattro cavolate, tipo conta chilometri, conta ore, conta giri. E faro, un faro davanti incazzatissimo, cioè abbronza quelli che ti vengono contro. Cosa dicono i tuoi di questo viaggio? I miei cosa che dicono? Dicono vai, divertiti e fai quello che non ho fatto io da bocio. Ok, dici, perché lo fai, a parte il motivo ovvio di divertirti? Diciamo che boh, viaggiare lentamente con questi mezzi un po' stupidi, insoliti, riadattati al viaggio, chiaramente mi fa sentire libero, mi piace viaggiare, ma dopo l'ultimo viaggio sono andato a Capo Nord in Ape e sono accorto che proprio è un bisogno, cioè a casa non so starci, non riesco. E allora ho messo in piedi questo nuovo progetto per percorrere tutta l'Italia con questo ciclomotore che ha segnato la storia in Italia. Anche per raccogliere fondi per un'associazione che si chiama Giochiamo con Sofia. Ok, quindi c'è anche uno scopo nobile. Esatto, sì, non è solo un giro turistico a spasso per l'Italia, ma è anche qualcosa per pubblicizzare, per cercare di raccogliere fondi per un'associazione di Padova nel Veneto.
l'obiettivo è quello di costruire un parco giochi per bambini disabili, tipo con quelle altalene speciali che c'entri sopra con la carrozzina, solo che farlo costa davvero tanto, e giustamente fare una pubblicità così ci può anche stare, perché alla fine provi a raccogliere due fondi qua e due fondi là, e, che ne so, magari grazie al mio giro in ciao finanzierò uno scivolo o boh, un girello, un dondolo, qualcosa di bello. L'importante è fare del bene. Come possiamo seguire il tuo viaggio e aiutare Giochiamo con Sofia? Allora, il mio viaggio lo potete trovare sulla pagina Facebook che si chiama Italia in Ciao, dove caricherò quotidianamente, salvo rete telefonica e che non mi rubino il telefono, un po' di foto, un po' di racconti, qualche storiella di questo mio giro con questo mezzo a pedali. E dopodiché potete trovarmi anche sul sito Giochiamo con Sofia, che è proprio il sito della ONLUS, dove potete fare anche una donazione, anche una cifra simbolica, per pagare, che ne so, un moschettone che tiene su la catena dell'altalena, qualcosa del genere. Io ci sto provando, sto cercando di dare una mano a questa associazione, e perché no, provate anche voi, giocate anche voi con Sofia e boh. Cosa ci fai già qui a Torino Fermo? A Torino sono venuto qua a stringere la forcella che si è svitata 20 km fa e approfittarne per venire a salutare quelli del Traurino Room Team, quei matti che girano un po' il mondo con i camion, con i bestioni 4x4, con le api e un po' anche loro amano l'avventura e tutte queste cose pazze, folli, che a quanto pare divertono molto. Tra l'altro mi hanno dato anche la tenda, il sacco a pelo, un po' di materiale da viaggio che quando sarò al caldo nella mia bella tendina li ringrazierò. E poi niente, mi danno anche i Traurino Room Team, mi danno anche una grande mano a livello di comunicazione. Loro sanno scrivere, mettersi là col computer a trafficare e quant'altro. Io no, io non so neanche come si accende uno di quei computer che hanno. E tra l'altro mi hanno anche dato il pregio, l'onore, come si dice, di mettermi editor sulla loro pagina Facebook. Quindi avrò in mano la pagina del Traurino Room Team e potrò aggiornare, scrivere e farvi conoscere l'Italia in ciao. Ok, adesso sei a Torino, quando riparti e dove andrai? L'idea, adesso non ho ancora capito bene in che zona di Torino sono, perché ammetto di aver usato il navigatore, però l'idea è quella di andare a dormire da un mio amico, stasera magari andiamo a fare un po' di festa e domani mattina con calma mi alzo, e l'idea è quella di arrivare verso il mare, quindi verso Genova. Mi hanno detto che c'è un passo abbastanza turchino, un nome del genere, per arrivare là in Liguria, che ciao faticherà. E appunto, se seguite la mia pagina Facebook potete dare un'occhiata a sto ciao, se ce l'ha fatta a fare il turchino. Ne approfitto per dirvi che sono alla ricerca di ospitalità, quindi se non avete proprio niente da fare, se avete un pollaio che vi avanza o anche magari una suite con vasca idromassaggio, potete mandarmi un messaggino sulla pagina Facebook, dirmi passa di qua, arrivo, passa di là e niente, ci vediamo. Grazie.